Modulo di controllo della carica batteria, modello XHM601, prova pratica. Prima di effettuare la prova pratica di funzionamento della scheda XHM601, rivediamo tutti i componenti che servono. Il primo è la scheda XHM601 descritta nel dettaglio nel video precedente, che vi invito a visualizzarlo, grazie. Ad essa vanno collegati un voltometro digitale esterno, un alimentatore con ingresso 220 V corrente alternata e un'uscita 15 V corrente continua che verranno collegati in riferimento allo schema, e la batteria al piombo di 12 V oggetto di ricarica mantenitore. Dopo aver regolato tramite il potenziometro dei trimmer TR1 TR2 i valori di innesco e disinnesco del relè sulla scheda XHM601, con valore di innesco a regolare e a caricare compreso tra 10,5 e 11,5 volt e disinnesco a distacco del caricabatterie al raggiungimento del valore di 14,4-14,8 volt, colleghiamo tutti i componenti per poi andare alla verifica di funzionamento. Come si può vedere, il LED di segnalazione è acceso e rimane così fino al raggiungimento del valore massimo. Raggiunto il valore finale di 14,8 V, la scheda XHM601 tramite relè stacca il caricabatterie facendolo spegnere e quindi di conseguenza spegne anche il LED. La batteria a 12 V è completamente carica e tagliata per il sovraccarico. A valore minore di 14,8 V, il relè entra di nuovo in funzione per fare in modo che la batteria mantiene a carico il suo valore con mantenimento di carica. Con la scheda XHM601 possiamo ottenere un risultato della batteria della nostra auto eccellente, e stabile e di lunga durata. Grazie per avermi seguito e ricordati di lasciare un like e iscriviti per non perderti altri contenuti.